tutto sorpresa. Sì, hai visto? Vero, sì. Pensa che io avevo anche posato la chitarra. E invece fregata. Sì. Ok, Mariangela invece. No, però è doveroso che io spieghi. Sì. Perché canti una canzone in francese. Sì, vero? Perché fa ridere. Perché fa ridere? No, ti ho spiegato l'altra volta. Questa è una delle. In realtà io scrivo per uno scopo preciso, cioè per insegnare francese qui all'estero. Allora queste canzoni in effetti girano. L'ultima volta me ne è venuta in mente una così, perché si parlava delle canzoni, così dico adesso aspettate, vedete le mie cosa suonano, canzoni da cantautore, e mi è venuta questa in mente, una canzone che insegno per trattare tutto il vocabolario relativo ai vestiti, però c'è qualcosa che non viene mai fuori quando parlo dei vestiti, il pigiama. E allora ho fatto questa canzone sul re dei vestiti, che è quel pigiama, e fa così. Le vêtements le plus élégant, le plus confortable, le plus agréable, c'est le pyjama. Allora, non ha scritto una canzone, ma scrive tantissimo. Al corso scriveva punti frenetici in quaderni che io un giorno vorrei assolutamente scoprire cosa c'è dentro. Ha una poesia o un testo in qualche modo da musicare, credo ispirato o tratto dalla sonata di Eliot, il mio amico Andrea Pesce. Buonasera innanzitutto. Io anche ho a che fare un po' col francese, io il francese lo insegno, quindi ho avuto. Lui ha tante mie canzoni anche altri. Sì, nei libri. Però ancora la cosa strana è che non sono ancora capace di suonare uno strumento, quindi per adesso i miei testi sono a livello poetico. Questo testo l'ho scritto nel 2006, se non sbaglio, mentre stavo preparando un esame di letteratura inglese, che poi andò per Ortica, ovviamente. E allora ho deciso, in memoria di quei giorni, di scrivere una mia visione della Terra Desolata di Eliot, Thomas Eliot, con un'opera con la quale questo grande poeta ha vinto il premio Nobel. Io non credo che lo vincerò, però. Non si sa mai se ha rischiato di vincere Vecchione. Ah, sì. Io vi leggo la prima parte, perché voi sapete che la Terra Desolata è di 5 parti, io l'ho ridotta a modo mio, e leggerò la prima parte perché le altre vanno aggiustate metricamente, quindi anche perché sono 5 parti, ce l'ho io un po' di tempo. Allora, la prima parte, il sottotitolo è La sepoltura dei morti, molto allegro quindi. Allora, questo mese crudele di aprile, questa neve che se ne frega, e gente che non sa dove, né chi scivola e si sgretola sotto i nostri occhi. Le radici avvolte alle rovine non le conosce nessun redentore, che pianga o meno le sue icone distrutte, con versi di grilli all'ombra o al sole. Leggendo qualche libro di notte,
Un'ombra si muove furtiva al tuo passo. Ti segue di sera, mattina, inverno. Se sfuggi alla polvere e vai verso sud. Il vento frusta il mare e la patria. La bambina vede desolata la terra. Qualche fioraio, cavaliere inesistente, le adorna ad occhi chiusi i capelli bagnati. Ma come pretendi, meretrice maga, di comprendere il mistero, amore o seduzione? Se senza attenzione mi predichi morte e con finta ironia mi induci prudenza? Adesso sul ponte camminano cadaveri. È l'ultimo spettro di scendere navi. Il cane fratello non perse mai il vizio di partecipare alla sepoltura dei morti.